Yeah. Yeah. Yo, yo, Yeah. Chichi, net. Baby. Eccoci qua. Pa, 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 pa. Eccoci qua. Po, po, po. Eccomi qui. Pa, 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 pa. Ci siamo, sì. Po, po, po. Così. Questa è arte. Salvatevela. Poi avrà un suo valore in futuro. Ragazzi, ciao a tutti. Ciao, 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 ciao. Allora, siamo arrivati a Maglietta del Caos, ovviamente. Siamo arrivati a una puntata interessante del nostro Impara a giocare al Signore degli Anelli con il Mac. Perché questa volta parliamo della fase di tiro. Allora, la fase di tiro è molto importante, ovviamente ci sono delle limitazioni, qualcosa l'ho accennato anche all'inizio sulla composizione delle liste con le armi da tiro, però questo poi lo vedremo nel video dedicato a come fare una lista del Signore degli Anelli. È molto importante però padroneggiare questa fase perché è la fase che potenzialmente vi mette in ottime condizioni per poi affrontare la fase successiva, ovvero quella del corpo a corpo. La fase di tiro quindi viene prima della fase di corpo a corpo. Allora andiamo a vedere bene di che cosa stiamo parlando e magari facciamo anche un piccolo, come dicono gli esperti del settore, recap. Allora, che cosa abbiamo visto fino adesso? Abbiamo visto la sequenza del turno, che è la fase, la priority phase, dove si tira per vedere chi dei due giocatori ha la priorità. Abbiamo visto la move phase, la fase in cui ovviamente le persone si muovono e soprattutto dove si fanno i pairing off, quindi la divisione per duelli che poi verrà a risolversi nella fight phase. Però prima della fight phase c'è la shoot phase, che è la fase di tiro. Come funziona la fase di tiro? Allora, innanzitutto dobbiamo dire molto semplicemente che, come magari potreste intuire, il giocatore con la priorità spara per primo. Cosa significa? Significa che il giocatore che ha la priorità decide quali sono i modelli che sparano e poi uno per uno li fa tutti. Una volta che il giocatore che ha la priorità ha finito di selezionare i modelli con il quale vuole tirare, si passa al giocatore che non ha la priorità. Quindi tutti uno e poi tutti l'altro, non è alternato uno e uno. Poi, altra cosa molto importante, perché è una di quelle domande che solitamente vengono a presentarsi quasi subito: come funziona la linea di vista? Allora, la linea di vista del Signore degli Anelli premia il posizionamento su tutto. Cosa significa? Perché così, vabbè, sti cazzi, prima il posizionamento, dovete sparare bene, non dovete farvi colpire, no? Mi rendo conto che la risposta è volgare e tranchant e non la dirò ora. Cosa significa? Significa che tutti i modelli contano come possibili ostruzioni, ovvero, tranne in un solo caso, anche i modelli amici contano come ostruzioni alla linea di vista. Non potete sparare attraverso, ripeto, c'è una sola eccezione, la vediamo subito, tra qualche minuto, ma se c'è un modello nemico in mezzo alla linea di vista, ovvio, nel senso c'è, ma anche un modello amico. E questo è molto importante perché ovviamente
la fase di tiro arriva dopo la fase di movimento, dunque se ci siamo mossi male, potenzialmente spareremo male o non spareremo affatto. Questo, per questo che dico che premia il posizionamento. Per l'annosa questione del si vede la mano, si vede la testa, si vede il ciuffo, si vede il tutto è. Allora, agevoliamo, adesso parlo direttamente con la regia, il reperto video chiamato Line of Sight. Ragazzi, qua c'è tanta tanta voglia di primeggiare. Allora, il reperto Line of Sight vede il magnifico Legolas fare fronte a un'orda di orchetti incredibili, che proprio è una cosa che sicuramente non ce la farà. Da questa immagine sembra proprio che non ce la possa fare. Ora vediamo. Questa immagine, tra l'altro, è molto molto utile perché copre più o meno tutti i dubbi che possono venire. Perché? Perché vediamo un attimo. Allora, il modello A ha, come dire, il modello A ha tirato, ha preso la pagliuzza corta, perché il modello A è un daino davanti ai fari di un tir, quindi sul modello A ci sono ben pochi dubbi. Il modello B, invece, può essere dichiarato come un bersaglio perché la maggior parte del corpo è visibile, ma è oscurato, e poi adesso andiamo a vedere cosa significa. Il modello D e il modello C. Il modello C è un bersaglio legittimo perché si vede tutta la testa. Il modello D non è un bersaglio legittimo perché il modello D si vede la mano. Ora, tenete sempre presente che, come mi piace pensare e dire, si tratta di un gioco per gentiluomini, quindi per hobbisti maturi, per gente che comunque ha successo ed è calma e non deve misurare cose, parti del proprio corpo con il righello. Quindi c'è sempre una misura di. Cerchiamo di capire che cosa ha senso e che cosa no. Questa immagine, secondo me, ha molto senso perché A è ovvio che si può colpire, B è ovvio che si può colpire, C si vede tutta la testa eppure parte un po' del collo e del busto, secondo me è colpibile, D è assolutamente no, perché a questo punto dobbiamo prendere in considerazione anche magari modelli che sulla basetta hanno pose strane. È come dire che in queste immagini Legolas sarebbe targettabile perché vedo la punta dell'arco che spunta da un cespuglio e basta. Ovvio che non può essere così. Questa è un'infarinatura della linea di vista, perché secondo me è una delle prime cose in assoluto che vengono a chiedere. Come funziona la linea di vista? Posso sparare attraverso i modelli amici? Subito viene fuori questa cosa. Come funziona poi in realtà la fase di tiro? Come si tira? Allora, chi ha la priorità inizia, dopodiché bisogna innanzitutto controllare la linea di tiro, se è sgombra oppure se è ostruita. Dopodiché vedere quali sono le ostruzioni e se sono tali da evitare un possibile tiro, oppure se si può fare ma bisogna tirare sugli oscurati, tirare per colpire, fare gli eventuali tiri necessari dovuti al fatto che c'è qualcosa in mezzo, e li andiamo a vedere, che è il tiro in the way, si chiama proprio così, tirare per ferire e poi rimuovere chi si è pigliato la freccia. Di questa scaletta, adesso andiamo a spezzare per bene e vediamo un po' che per ogni punto qual è il significato. Innanzitutto, chi è che può tirare? Chi ha un'arma da tiro? Sembra stupido, però il manuale ci dice chi può tirare, chi ha un'arma da tiro. Ora, per avere un'arma da tiro dovete andare a vedere sulla scheda del personaggio. Nel primo video abbiamo visto una scheda tipo, che era quella del magnifico, non mi pento di definire magnifico, Elrond. Nella scheda c'è scritto: se non ce l'ha di base, può darsi che sia un equipaggiamento opzionale che va pagato, magari un punto, due punti, assegna al modello un arco elfico. Ci sono vari tipi di armi da tiro, le andremo a vedere quando faremo il video relativo ai tipi di armi.
Però, giusto perché stiamo parlando ovviamente della fase di tiro, andiamo a farci un piccolo aperitivo di quelle che sono le armi da tiro principali. Quindi, sempre parlando alla regia, agevoliamo il reperto chiamato Missile Weapon Chart e andiamo a vedere un attimino. Ora, che cos'è che salta all'occhio subito? Vabbè, l'ovvia superiorità degli elfi, ma oltre a questo, il fatto che le armi da tiro hanno una forza relativamente bassa. E questo è in parte dovuto al fatto che nel gioco c'è una forte spinta a mitigare quella che è l'importanza del tiro. Perché innanzitutto il tiro premia tantissimo il posizionamento, il fatto che tutto potenzialmente può oscurare rende ancora più difficile il tiro. C'è anche una regola relativa al movimento del tiro che ancora di più lo rende difficile, e poi c'è la limitazione su quante persone possono avere un'arma da tiro nella lista. Io la ritengo, a mio avviso, un cocktail, lo ritengo un cocktail ben riuscito. Soprattutto in un gioco che, ricordiamoci, non ha, a parte i punti fatto per gli eroi, tiri salvezza di nessun tipo. Quando il tiro ha successo nella fase per ferire, è una ferita. Immaginatevi un gioco del genere con un tiro che puoi sparare tra i modelli amici, l'ostruzione non esiste e le armi da tiro hanno forza 4 in su. Non so, un carnaio a distanza e la gente non si incontrerebbe. Quindi, secondo me, almeno a mio avviso, è una parte molto ben riuscita. Il range, come possiamo vedere, anche lì non è enorme, non ci sono armi che sparano a chissà quanto. La parte scherzosa di cui parlavo prima, della superiorità elfica, cioè, in realtà è vero, ragazzi. E tra l'altro vi faccio notare che il bow, il primo, raggio 24, è l'arco degli umani, quindi non stiamo parlando, non c'è una divisione del tipo che le armi da tiro del male fanno schifo e le armi da tiro del bene fanno, cioè, sono buone. Il bow è il bow, è un arco normalissimo, quindi quando un qualsiasi soldato della fazione umana ha l'arco è il bow, il primo. È forza 2, ragazzi, ricordate, forza 2 è poco, è pochino. Però ricordatevi sempre che non ci sono i tiri salvezza. L'arma che possiamo vedere qua, forse che spicca di più, è il Great Bow, che ha forza 4, e vi posso assicurare che è un'eccezione. Non è, diciamo, un equipaggiamento che trovate dappertutto, e il bow è un equipaggiamento, sì, vabbè, che magari puoi dare alla truppaglia. È un equipaggiamento standard quello. E ci sono anche altre armi da tiro, poi le andremo a vedere, però ecco, questo per farvi capire come è concepito il tiro all'interno del Signore degli Anelli. Perché ho detto che ci sono varie limitazioni? Andiamo a vedere quali sono le limitazioni al tiro. Le limitazioni possono essere che c'è qualcosa tra me e il bersaglio, ma anche il semplice movimento. Perché? Perché un modello, per essere dichiarabile come, possiamo dire, il tirante, e sti cazzi, diciamo il tirante, deve essere un modello che nella fase del movimento precedente si è mosso, ma della metà del suo movimento. Ovvero, se un modello si può muovere di 8 e io lo muovo di 4, poi posso sparare. Se un modello si muove di 8 e io lo muovo di 5, quindi più della metà del suo movimento, quel modello nella fase di tiro successiva non può essere dichiarato come un modello che potenzialmente può tirare. Un modello, oltretutto, che ha fatto un'azione di jump, leap, climb o swim nella fase precedente o che è prono, anche in quel caso non può essere dichiarato come modello che può sparare. Quindi questa è un'ulteriore limitazione, perché soprattutto è anche un'ulteriore
modo per premiare il posizionamento, ripeto, perché se all'inizio della battaglia io posiziono i miei arcieri in maniera non ottimale, poi non è che, ah vabbè dai sì, adesso casto Portale delle Nebbie, li sparo a 48 dall'altra parte, oh, sono in range, no, non funziona così, siamo uno della metà. Oltretutto pensate pure al fatto che se sono in un terreno accidentato perché magari li voglio tenere un pochino riparati, si muovono di un'ulteriore metà perché è cumulativa, si muovono della metà perché sono in un terreno accidentato e della metà se vogliono sparare. Quindi attenzione, anche in questo caso molta 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 attenzione a come si muovono i modelli. Ripeto, io questa cosa la adoro perché è il modo secondo me migliore per gestire il tiro. La ciccia qual è? Una volta che io dico ok, tiro, mi sono mosso della metà del mio movimento, ora voglio tirare, però ci può essere qualcosa in mezzo. Per esempio, nell'immagine che abbiamo visto prima, il modello B ha qualcosa in mezzo, ha un pezzo di albero e un cespuglio. Quindi come funziona? Prima si tira per colpire. Quindi non viene applicato un malus al tiro per colpire, il tiro per colpire viene fatto e poi successivamente viene preso in considerazione cosa c'è in mezzo. Quindi mi muovo di meno della metà o della metà del mio movimento. Dichiaro un bersaglio che posso vedere per la maggior parte del modello. Mettiamo caso che quel bersaglio è oscurato, perfetto. Io inizio a tirare col mio valore del tiro. L'abbiamo visto nel primo video, è il valore che c'è di fianco nella parte relativa al fight, quindi dopo il movimento c'è il valore di fight che è 6, prendiamo in considerazione Legolas, barra 3 più. Cosa significa? Che in corpo a corpo Legolas ha un valore di fight di 6, il 3 più invece è il valore che gli serve per tirare. Quindi è il valore che deve fare sul dado, deve fare 3 o più di 3. Il tiro per colpire ha un'ulteriore limitazione, che è questa. I modelli che si sono mossi, anche di meno della metà del loro movimento, e quindi possono sparare, siccome si sono mossi, ricevono un meno 1 al loro valore per colpire. Questo sta a significare, sta a prendere in considerazione il fatto che un modello che si muove, magari è concitato o comunque ha meno la capacità di concentrarsi e di tirare bene al massimo delle sue possibilità. E questa di solito è una cosa che fa storcere un po' il naso, perché sembra un ulteriore modo di punire qualcuno che vuole tirare, cioè un ulteriore modo di punire il tiro, quindi già mi devo muovere della metà e in più ho comunque il meno 1 al tiro. Però secondo me tutto questo è bilanciato sempre e solo dal fatto che se il tiro entra, il modello viene rimosso e questa cosa è una cosa enorme se ci pensate, perché rimuove il modello così. È come se fa puff, cioè io faccio così col dito, faccio puff e il modello se ne va. Anche qui vi invito a prendere in considerazione questa cosa. Io non lo ritengo un accanimento, diciamo, non ritengo che mi stiano pigliando a calci mentre sono per terra. Secondo me ci sta. Il fatto che ci sia solamente questo malus al tiro e che la questione di ciò che c'è in mezzo venga gestito da un ulteriore tiro separato, per me lo rende più comprensibile e mi salva da tabelle enormi con malus e bonus a seconda di, ah, però io sto sparando nella posizione del falco, ma c'è il sole davanti a me, però c'è il muretto dietro, allora sento le foglie che fanno fsci, allora c'ho più 1, meno 1, più 2, meno 4, più 5, cioè non è che devo fare il commercialista, io devo fare un tiro e capire se riesco a prenderti, quindi anche questa cosa io la trovo ben riuscita. Abbiamo tirato per colpire, quindi
Mettiamo caso che il tiro è avuto successo. Ovvio che se il tiro non è successo, anche il manuale ci dice la freccia sarà andata a finire in un cespuglio, non ci interessa. C'è qualcuno in mezzo, però. Allora, c'è qualcuno o qualcosa in mezzo. E qui i giocatori del male si fregano le mani proprio così, no? Perché? Perché se c'è un ostacolo in mezzo, per tutti valgono le stesse regole. Se c'è un modello amico in mezzo, i modelli del bene non possono sparare. I modelli del male possono sparare facendo un tiro in the way particolare, che vedremo adesso, per vedere se effettivamente colpiscono il bersaglio o colpiscono il loro amico, tra virgolette. Questo perché? Perché i modelli del bene si... Vabbè, mettiamola così, si vogliono bene. E i modelli del male, il più pulito c'ha la rogna, quindi non è che si fanno, oh no, colpirò il mio fratello orchetto. Cioè, probabilmente gli ha dato un mozzico allo stinco mentre dormiva, quindi non credo che per lui sia un problema concettualmente un orchetto dire, ah no, ma non vorrei che magari colpisco anche l'altro orchetto. Ma... Cioè, nel senso, si mangia di più stasera se succede, quindi questa differenziazione, anche questa è molto, molto importante, e qui premia tantissimo il posizionamento per i modelli del bene. Come funziona l'in the way, che è questo tiro che, ripeto, è staccato dal tiro per colpire. Ho fatto il tiro per colpire, ho colpito, dopodiché faccio il tiro in the way. Il tiro in the way come funziona? Vediamo la tabella, tra l'altro sempre rivolto alla regia, che si chiama Obstructions. C'è tanta fantasia in me, c'è tantissima fantasia in me, che anche il manuale ci dice essere molto semplice. Perché? Perché c'è un tiro da passare a seconda di quello che c'è in mezzo. Andiamo a vedere, per esempio. Purpose built fortification, large rock outcrops, windows and doorways. Vuol dire che è qualcosa, come dire, che non è un'ostruzione così, sai, che o c'è la staccionata dell'olio cuore, no, è qualcosa che serve a fermare i proiettili, quindi il tiro che dobbiamo fare è un 5 più. Significa che se io ho colpito, poi successivamente devo tirare di nuovo il dado e vedere al 5 più confermo il fatto che io abbia colpito. Se invece non riesco a farlo, vuol dire che la freccia si spezza contro il muro, piuttosto che va a finire dentro la fortificazione, eccetera. Al 4 più, che è quello più o meno di media, abbiamo i muri, le rocce, o comunque anche i tronchi degli alberi, le staccionate non troppo fortificate, e anche la posizione elevata, nel senso che se il modello è più in alto, ha comunque diritto a una copertura, che è in questo caso. Successivamente 3 più, i cespuglietti, piuttosto che gli arbusti, sì, è più o meno coperto, però non più di tanto. È un tiro che quindi si fa abbastanza agevolmente al 3 più almeno. Io no, io li sbaglierei tutti, però di solito 3 più si fa abbastanza agevolmente. Che succede se quello che c'è in mezzo non è un sasso, ma parla, quindi è una persona? Ripeto, se è modello del bene, non ci sono strani aggiramenti di regole, non può sparare. Non può sparare. Quindi, modelli del bene, se c'è anche il minimo rischio che possano colpire un altro modello del bene, non possono sparare. Andiamo a vedere che cosa succede invece se io voglio sparare a un modello e diciamo che non voglio bene a nessuno in generale, ok? Non voglio bene a niente, a nessuno. Devo fare un tiro in the way particolare, ovvero prima dichiaro il bersaglio e valgono sempre tutte le regole, quindi il bersaglio deve essere visibile, deve essere dentro il range dell'arma, eccetera, eccetera. Dopodiché tiro un dado a 1, 3. Il modello amico più vicino viene colpito. 4, 5, 6. Il bersaglio che invece avevo deciso io viene colpito. Quindi proprio siamo a metà. Questo
Questo vale anche per il tiro in combattimento. Stessa regola, i modelli del bene non possono tirare i modelli del male in combattimento con altri modelli del bene, i modelli del male possono tirare a tutto e tutti, sempre tenendo presente che se lo faccio devo fare il tiro in the way particolare, il tiro dell'infame 1-3, colpisco un mio amico, e l'amicizia non sarà più la solita, 4-5-6, colpisco invece il modello originale. Questo che cosa ci fa pensare? Ci fa pensare che una delle tattiche che può avere il male è quella di coprire di modelli che costano relativamente poco, modelli del bene problematici da gestire, e mentre i modelli del bene problematici da gestire sono ricoperti di glassati di goblin, da lontano io cerco di continuare a prenderli e farli diventare dei puntaspilli. Abbiamo detto che i modelli del bene a questo punto non possono sparare se c'è qualcuno in mezzo. Qual è una dinamica in cui un modello può sparare se c'è qualcuno in mezzo? E quando è a contatto di basetta. Tenete presente che quando c'è qualcosa in mezzo alla linea di tiro è un'ostruzione, ma quando io sono in contatto di basetta con quel qualcosa non è più un'ostruzione, e questo vale sia per gli elementi scenici sia per i modelli amici. Questa è la trasposizione nelle regole del classico tizio accucciato dietro un muro, piuttosto che arcieri che sono in contatto con una falange di lancieri davanti. Tutti ci ricordiamo l'inizio della trasposizione cinematografica, dove c'è quel pezzo fichissimo con gli elfi di Elrond che fanno tutte quelle mosse dove sparano e poi. Esatto, è proprio quello. Quindi quando io sono a contatto di basetta, conta come se in realtà io stessi accucciato dietro un mio amico e poi mi tiro sopra e con l'arco sparo. Quindi ho fatto anche la mossa che è proprio quella del film, nel senso, se vi siete resi conto è la copia carbone di quello che avete visto nel film. Queste sono le regole abbastanza fondamentali relative al tiro. Come vedete, per iniziare è molto semplice, è anche molto intuitivo. Il fatto che ci siano più tiri può sembrare eccessivamente, però in realtà i tiri, ragazzi, sono due, cioè, e separarli, ripeto, per me risolve il problema di avere una tabella enorme con il meno 1, il più 2, il più 1, no, però qua non posso farlo, però se, lo posso fare se dichiaro che ho meno 1, roba del genere. Ci sono due tiri separati, la tabella dell'in the way più chiara di così non si può, sono tre a seconda della gravità delle ostruzioni, chi può sparare e chi no, per il momento è tutto chiaro. Ora, ho dichiarato il mio bersaglio, ho tirato. Ho colpito, ho fatto il tiro in the way ed è andato a buon fine. A questo punto che cosa manca? A questo punto manca ferire. E per ferire ci andiamo a vedere l'ultima tabella di oggi, che è la Two Wound Chart, il reperto che la regia agevolerà, che potrà far venire in mente qualche ricordo, ti sblocco un ricordo ai vecchi giocatori del fantasy, perché i vecchi giocatori del Warhammer Fantasy, che la terra ti sia lieve, ci vivevano su tabelle di questo tipo. Ed è una tabella che secondo me è leggermente più punitiva rispetto a quella del Warhammer Fantasy. Abbiamo sulla sinistra la forza del colpo e in alto a destra, tra virgolette, la difesa del bersaglio. Ora, se andiamo a vedere, se io ho la forza uguale alla difesa, ho bisogno di un 4 e fin qui tutto bene. Ma la prima cosa che salta all'occhio è che innanzitutto non ci sono risultati di 2, quindi non si può ferire al 2. Non importa quanta forza ho.
Non importa se io ho forza 10 e il bersaglio ha forza 1, il bersaglio, scusate, ha difesa 1, tirerò sempre al 3, quindi il risultato minimo è 3. Ma soprattutto ci sono anche situazioni dove la mia forza è talmente bassa che non solo ho bisogno di fare un tiro per ferire, ma ho bisogno di farne due. Per esempio, se io ho forza 1 e tiro contro un bersaglio che ha difesa 6, come vediamo nella tabella, non solo ho bisogno di fare un 6, ma se lo faccio, poi ho bisogno di tirare un altro dado di nuovo e fare 4. Quindi è un doppio tiro per ferire. Poi ovviamente arriviamo a punti in cui magari se io ho forza 1 e c'è difesa 9 o 10, non è possibile perché è qualcosa di fuori dalla grazia di Dio. Però il doppio tiro per ferire è anche un altro modo per ridare proprio la sensazione che sto cercando di colpire un panzer con un rassasso. Quindi, però può riuscire, però può riuscire. Ricordatevi comunque che gli eroi possono spendere i punti might per diciamo, farsi i tiri che vogliono loro, quindi anche questo dovete tenerlo presente. Io, ovvio che l'arco di un eroe umano a forza 2, quindi uno mi dice: cavolo, ma se c'è il troll che c'ha difesa 7, quando lo ferirò mai? Sì, però se sei Boromir, cioè 400 punti might, prendi un arco e sfondi un palazzo con i punti might, anche se tiri un 2. È per questo che la ritengo leggermente più punitiva, ma sempre adatta al tipo di gioco di cui stiamo parlando. Tra l'altro, se date un'occhiata, poi classico, se io magari ho forza 4 e di là c'è difesa 5, quindi c'è un punto in più di forza, ferisco al 5. Da notare anche però che se io ho forza 4 e dall'altra parte c'è difesa 3, ferisco al 4, quindi mantiene sempre una certa difficoltà nel ferire. Io ritengo che, ripeto, sia fatta apposta. Adesso vabbè, mo partirà il drinking game. Ogni volta che il Mac dice ricordatevi che non ci sono i tiri salvezza, beviamo. Non fatelo, ragazzi, perché finite all'ospedale. Però lo ripeto di nuovo: se questo tiro ha successo, il modello viene rimosso. Se ha una ferita solo, ovviamente, altrimenti gli si dà una ferita. Il resto è abbastanza triviale, cioè come si gestiscono le ferite. Sono modelli con più ferite, ovviamente ce le andremo a segnare vicino al modello con un dado piuttosto che con altri metodi. Non ci sono grandi altre regole da spiegare. Questo è il tiro. Cosa possiamo dire come parte finale? Allora, premia molto il posizionamento, garantisce al male una serie di tattiche che il bene non ha, ed è molto, molto, molto regolato. Nel video dove andremo a vedere come si fa una lista, poi vedremo che ci sono delle limitazioni, c'è il 33% dei modelli di una lista, e solo il 33% dei modelli di una lista può avere un'arma da tiro come limitazione. Se si scelgono determinate fazioni, questa limitazione non c'è. Insomma, adesso non voglio caricarvi troppo, però come vedete, secondo me siamo sempre all'interno dello stile sobrio ed elegante del Signore degli Anelli, dove le regole non sono enormi. Le tabelle sono intuitive e molto semplici, stringate, ma non per questo, come dire, il gioco in sé ha dinamiche stupide, anzi, poi dipende anche molto dai terreni, da quello che c'è sul tavolo. Come vi dicevo, nel video dei terreni è molto molto importante la presenza di terreni che abbiano un senso. Beh, ragazzi, allora, questa è la fase di tiro. Che cosa viene dopo la fase di tiro? Viene la fase di combat. E qua sarà un video impegnativo, perché nella fase di combat c'è un bel po' di cosine da vedere, da approfondire. Per il momento spero che la serie vi stia interessando. Scrivetemi anche nei commenti, ditemelo. No. Ah, che bella la serie, mi sta interessando pure. Che palle, Mac, ma quando è che la smetti?
Scrivetelo, per me non è un problema, sono le spalle grosse, non mi spavento, più che altro anche per sapere se per voi questo modo di spiegare le cose va bene, oppure se volete qualcosa di più pirotecnico o un pochettino più movimentato, per carità lo si fa, assolutamente, e colgo l'occasione per salutare tutti i miei fan. E non vi faccio un'altra canzoncina perché non voglio dare troppo di me. Magari la faccio la prossima volta, magari no, adesso vediamo come mi gira. Intanto vi saluto. Va bene, ciao ragazzi. Ciao ciao. Fidatevi del Mac. 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 Eccoci qua. Pa, 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 pa. Eccoci qua. Oh, oh, oh. Eccomi qui. Pa, 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 pa. Ci siamo, sì. Oh, oh.